Buonasera e benvenuti a Maledetta Informatica. Questa sera diamo il calcio d'inizio con la schermata iniziale che appare quando accendiamo un computer. Parliamo infatti di desktop. Desktop o in inglese scrivania è la prima schermata che appare quando accendiamo un computer, un tablet o uno smartphone, esattamente come la scrivania è il primo posto che vediamo quando entriamo in ufficio. Non dimenticatevi infatti che l'informatica, prima di entrare nelle nostre vite personali, è stato uno strumento di automazione dell'ufficio. E che cosa troviamo su una scrivania, fosse anche di legno pregiato, quando entriamo in ufficio? E troviamo le cose che vogliamo avere a portata di mano, degli strumenti, dei documenti aperti, delle cose sulle quali stiamo lavorando, magari una fotografia di una persona cara. Allo stesso modo sul desktop del computer troviamo degli strumenti, cioè dei programmi, troviamo dei, dei file, dei documenti aperti, potremmo trovare delle cose che ci fanno piacere. E il tutto viene presentato in forma di icona. L'icona è una immagine eh, stilizzata e piccolina che raffigura qualcos'altro. Quella che sicuramente voi conoscete è quella del cestino, che è l'icona... Del posto dove possiamo andare a buttare via i documenti che non vogliamo. Allora come disponiamo le icone è un fatto totalmente personale. Quindi, come sulla scrivania dell'ufficio abbiamo piacere, c'è chi è molto disordinato e tiene un sacco di documenti e chi invece ha scrivanie linde e pulite, così sul computer. È un fatto personale e non dobbiamo avercela se il collega fa tanta confusione mentre a noi piace averla libera. L'altra cosa è che, come la scrivania dell'ufficio, ci può far piacere avere qualcosa di personale, mettere come sfondo un panorama che ci piace, la fotografia dei nipoti, e possiamo farlo. Così come possiamo mettere dei piccoli accessori che si chiamano widget, che sono dei quadratini che ci ricordano delle cose... Delle quali non potremo assolutamente fare a meno. Ad esempio, la data, le quotazioni della borsa di New York, il meteo all'agnasco, cose che vogliamo avere sempre a portata di mano. Quindi, detto questo, eh, ricordiamoci un'altra cosa: che il sistema operativo Windows utilizza una cartella sua che chiama desktop con la D maiuscola e questo lo fa perché in questa maniera ci facilita a trovare quello che abbiamo sul desktop anche quando l'abbiamo sepolto di finestra. Un'ultima considerazione, a volte sentite parlare di desktop non come scrivania, ma come desktop computer, cioè come computer fisso, che è l'opposto di quello che si chiama laptop, che è il computer portatile. Quindi in quel caso desktop indica un vero e proprio personal computer. Allora, detto questo, eh, io non so voi, ma vado a mettere in ordine sulla mia scrivania. Intanto vi saluto e vi auguro arrivederci alla prossima parolaccia.